Allora, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi di nuovo ad Arezzo per un incontro in merito al nubifragio del luglio scorso, in un momento in cui l'Italia è battuta dal maltempo con vari danni. Ah, signora, io sono qui per puntualizzare dopo la dichiarazione di emergenza nazionale da parte del governo che noi avevamo richiesto il da farsi nei prossimi tempi. Innanzitutto abbiamo avuto 2,5 milioni di somme urgenze da parte dei comuni sull'alluvione del 27-28 luglio. Questi 2,5 milioni sono stati lavori di ripristino per strade, argini, ripulitura. E quindi li stiamo conteggiando per poi rimettere sul capitolo di spesa l'imputazione di questi lavori. Inoltre, ecco, è importante perché a partire dal 25 ottobre abbiamo 60 giorni per poter richiedere i 5.000 euro per le famiglie, come da modello della Toscana, e 20.000 euro per le attività produttive e agricole. E poi inizia la fase 2 per le opere pubbliche che abbiamo programmato per un valore complessivo che adesso noi pensiamo sia intorno a 15 milioni. Questo è un po' l'argomento di oggi, un argomento di lavoro. Con questi 15 milioni noi siamo convinti che si possa mettere in un livello di sicurezza alto tutte le zone che dall'alluvione del 27 del 28 di luglio sono state interessate dall'acqua con tutti i problemi e con tutti i danni che hanno avuto. L'emergenza nazionale ci consente di procedere con una certa rapidità. La prossima volta vi diremo in maniera puntuale quali sono le opere e anche entro quali tempi si realizzano, così come abbiamo fatto a Livorno e in altre situazioni della Toscana. Su questi temi siamo molto presenti, ci teniamo perché è un problema di sicurezza e di protezione dei cittadini. In Toscana stiamo vedendo che con le ultime precipitazioni e l'intensità e la quantità che hanno rappresentato, in realtà i lavori che nel frattempo ha fatto la Toscana in termini di opere di regimazione, di contenimento, di manutenzione, abbiamo visto una tenuta, abbiamo visto che non sono accadute dei danni così come magari sarebbero stati presenti se non fossero stati fatti questi interventi. Quindi la scelta che ha fatto la Toscana di investire circa 100 milioni all'anno sulla difesa del suolo ha dato i suoi risultati ben visibili. Per quanto invece riguarda i danni di luglio, la Protezione Civile, la Regione si è mossa in coordinamento con le istituzioni locali, con i comuni e ora siamo in una fase successiva che è quella del commissariamento che anche con procedure speciali consentirà al Presidente della Regione di poter intervenire anche per quanto riguarda il risarcimento dei danni. Quindi direi che la Toscana sta dimostrando di avere un sistema organizzativo che funziona dal punto di vista della protezione civile, ma anche dal punto di vista dell'ordinarietà, perché nel frattempo tanti interventi che in passato magari non erano stati realizzati sono già stati fatti o in fase di realizzazione.